cellulari. Mettiamo sulla modalità silenziosa, mettiamo in modalità silenziosa il cellulare. Grazie. Buongiorno a tutti. Prima di dare la parola al nostro relatore di oggi, il dottor De Paoli, vi do due avvisi come si fa di solito. Allora, uno vi avevo anticipato che si stava guardando per un'uscita. Abbiamo pensato di organizzare l'uscita al Parco Giardino Sigurtà, perché Borgo Vigoleno lo faremo successivamente, ma quello è un borgo medievale, richiede un minimo di preparazione come si faceva di solito, mentre il Parco Sigurtà, i fiori sono lì da vedere, parlano da soli, non hanno bisogno di grande preparazione. Ecco, partiremo mercoledì 8 giugno alle 14 da Villa Badia, poi alle 15.30 faremo la visita guidata con il trenino. La visita guidata col trenino dura tre quarti d'ora circa, 40-45 minuti, e poi c'è il tempo libero. All'interno del parco vi sono ristoranti, bar, luoghi ombreggiati, è splendido, penso che lo conosciate. Chi non lo conosce si troverà veramente in un ambiente unico. Poi avremo il tempo libero fino alle 17.45 e rientreremo a Leno all'incirca alle 18.45. Il costo per gli iscritti Lubes è di 26 euro, invece per chi non è iscritto è di 28 euro. Per le iscrizioni rivolgetevi a Greta e prendete il volantino in cui vi è il programma. Poi, alcuni di voi la scorsa volta avevano chiesto del libro del dottor Botti, che tra l'altro io avevo detto Dotti, scusatemi, mi scuserò anche con lui, Botti, vabbè, chissà perché, vabbè, che ecco, ha tenuto una lezione sulla capacità, sulla possibilità di imparare l'ottimismo. Il costo del libro è di 10 euro, anche per questo rivolgetevi a Greta che ne ha alcune copie. Poi vi ricordiamo che lunedì 9 maggio, lunedì prossimo, quindi ci sarà la lezione di teologia, l'ultima del mini corso di teologia. L'argomento è l'intuizione profetica di Angelo Giuseppe Roncalli, il nostro Papa, cosiddetto Papa Buono, a cura di Don Livio Rota presso Villa Badia, non qui, Villa Badia alle 14.30. Ecco, non serve più confermare la partecipazione per i prossimi incontri che si terranno secondo calendario e neppure serve più il Green Pass, mentre lo sapete la mascherina all'interno serve ancora. Ed ora passo la parola al dottor Massimo De Paoli, che è insegnante di disegno dell'architettura all'Università di Brescia, che ci presenta oggi la storia del castello di Corioli. Tra l'altro a Gambara oggi è un festone perché è San Gottardo, quindi vabbè, grazie e passo la parola a lui. Buon ascolto. Buon pomeriggio a tutti. Ogni volta che torno è la Lubes, giusto? Sì, la Lubes questa. Ogni volta che torno alla Lubes aumenta il numero di persone che partecipa a questi eventi. Se vuol togliere la mascherina forse si sente meglio, sì, grazie. Allora, io volevo oggi insieme a voi cercare di capire perché nel titolo scelto per questo nostro incontro si è utilizzata una parola, no, misterioso che va un attimino declinata e va giustificata. Misterioso perché quello che andremo a vedere oggi è inedito e è frutto di una documentazione custodita nell'archivio storico Zanetti Lorenzetti e che io ho avuto l'opportunità e il piacere e la fortuna di poter
ormai da tanti anni, assieme al dottor Lorenzetti, poter analizzare accanto a una campagna di rilievo abbastanza importante che a breve sarà pubblicata in una monografia dedicata a delle cose che, diciamo, la fine di questo incontro è l'inizio di quello che poi ci sarà nella monografia. Due parole per quanto riguarda il luogo che probabilmente conoscete meglio di me, quindi è sempre difficile spiegare a chi è più preparato. Allora, io vi presenterò da forestiero, diciamo, no? O da gambarese o corvionese d'adozione, quelle che sono le caratteristiche di Corvione, che non è gamba. Corvione dà come l'impressione, è un'impressione simile a quella che mi ha dato Sabbioneta, sono andato a visitarla durante il weekend, forse perché era il primo maggio, ma c'erano pochi turisti e soprattutto mi sembra di non aver visto residenti, e quindi sembra un'architettura, una comunità sospesa, e il Corvione è un po' così. Il Corvione, visto oggi, è uno capisce che doveva esserci in origine un progetto importante, e che quel luogo doveva essere un luogo molto importante. È ancora sicuramente per chi risiede, per chi lì ha parenti o ricordi. Però sicuramente in passato Corvione ha avuto come se fosse stato un andamento sinusoidale, ha avuto fortune alterne, si dice così, e quindi ha avuto fin dagli inizi ha un'origine antica. Poi per due secoli, dopo il 1000, non so se avete sbirciato l'abstract di questo, le cose che sto dicendo, poi per non tediarvi non approfondirò troppo l'aspetto storico, andrò sulle immagini e farò vedere per visualizzare quelli che sono gli aspetti inediti citando alcuni documenti inediti. Ma adesso mi interessa far capire, vedete che dopo il 1000, per due secoli almeno, la pieve delle 11 basiliche ha svolto un ruolo centrale molto importante. Poi c'è stato un periodo di decadimento e poi sono comparsi i Gambara e poi nel 500 il feudo di Gambara, e quindi un documento che distribuiva o ripartiva sui quattro rami importanti, le quattro famiglie, che poi dopo vedremo, i terreni, i territori e le architetture che caratterizzavano questo territorio. E fino a qui le cose sono abbastanza note. Poi però c'è una parte, ricordo che quando nel 2000, ormai 12 o 13 anni fa, col professor Volta, che è stato mio maestro e all'università degli studi era il nostro professore di riferimento, abbiamo avuto la fortuna di partecipare all'edizione di un libro, La Corte del Mito, che vedeva il professor Barogno come curatore assieme al professor Archetti, e io ho avuto la fortuna di incontrare il professor Barogno, quindi significa che comunque Corvione e Gambara portano bene, cioè è una cosa molto importante. La Corte del Mito è un titolo azzeccatissimo proprio perché ci sono degli aspetti importanti in questi territori, come dicevo prima. E venendo a Gambara, in uno dei tanti incontri, il professor Volta mi disse, perché io ero assistente e dovevo avere un piccolo ambito da sviluppare, e come tutti gli assistenti l'ambito non poteva essere quello principale. E a me venne affidato il periodo che va, diciamo, 8-900, ma anche un po' di 700.
Mi ricordo che il professor Volta disse: cerca di trovare degli spunti perché a Gambara non c'è tanto 800, lo ricordo benissimo questa parola. E io ho visto pochissime volte sbagliare il professor Volta, però in questo caso, posso dirlo con, è come se fosse un padre per me, quella volta lì deve aver sbagliato, perché in realtà esiste un 700, un 800 e anche un 900 molto importante sia per quanto riguarda la storia dell'arte sia per quanto riguarda la storia dell'architettura, che sono i due ambiti di cui mi occupo attraverso il disegno e la rappresentazione, con tecnologie tradizionali e con nuove tecnologie. Quindi i Gambara, non solo i Gambara del 400, del 500 e del 600, ma anche e soprattutto poi un progetto molto importante, una Corvione settecentesca straordinaria e anche direi una Corvione che si sviluppa in una certa maniera poi nell'Ottocento fino ad arrivare a Ettore Metica e a un progetto che anche lì è iniziato e poi forse si è interrotto. Per dire queste cose bisogna trovare dei documenti che provano o comunque cercano di basare le ipotesi su dati oggettivi. I documenti qui chiave sono almeno tre. Due mappe denominate tipo, un tipo del 1824 e un tipo, una mappa del 1844, e un documento che sono riuscito a trovare nell'archivio dei Gambara, che ci sono diversi rami, quindi in questo caso l'ho trovato in archivio di Stato e vi faccio vedere subito di che cosa stiamo parlando. Il documento di cui parlo è questo, per chi fosse interessato, però poi vi darò i riferimenti del numero di la rivista scientifica Civiltà della Fondazione Civiltà Bresciana, sul quale è tutto pubblicato. Vedete che nell'archivio della famiglia Gambara di Verola Nuova, alla busta 6 alla filza 3, troviamo questo documento. Questo documento è abbastanza importante perché è una sorta di permuta o di atto di vendita. E la cosa strana è che è un atto, è un passaggio di un terreno che poi andiamo a identificare fra due Gambara, fra Lucrezio Gambara del ramo Vento e Alemanno Gambara del ramo degli Alemanni. Non è facile poi identificare, per chi non è dentro queste cose, l'alemanno, perché ce ne sono almeno tre, e quindi diciamo che è comunque un alemanno abbastanza importante. E questo atto di vendita è un atto di vendita che spesso i genitori dei propri figli fanno per consentire a due giovani che si devono sposare di avere magari un terreno sul quale costruire una casa. La cosa sarebbe assolutamente normale se questo terreno non fosse il terreno attuale sul quale sorge la, chiamiamola per adesso, la residenza Gambara, che voi conoscete, che è quella che attualmente si vede ed è in parte abitata o comunque di proprietà della famiglia Zanetti Lorenzetti e in parte di proprietà della famiglia Ciccone. In passato c'erano altre famiglie che sono, i passaggi delle famiglie sono ben descritti nel mio contributo sulla Corte del Mito.
fosse interessato a questi aspetti può approfondirli in quella sede. La cosa importante è che poi quello che noi oggi possiamo vedere è questo. E questo che cos'è? È il confronto, è un modo col quale un ricercatore o comunque una persona curiosa può indagare anche la propria famiglia. Cioè ci sono i catasti, ci sono i catasti storici e c'è il nuovo catasto edilizio urbano, quello nato nel 1963. Spesso le persone vanno in catasti. E quindi dal confronto, vedete, fra questi due catasti, uno, quello che vedete alla mia destra, è quello riferito al catasto austriaco-lombardo-veneto, metà dell'Ottocento per intenderci, e l'altro è quello riferito alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, al Regno d'Italia, così denominato. Che cosa possiamo vedere? Possiamo vedere che qui sorge la presidenza e il terreno che, di cui parlavamo prima è stato acquistato, e quel documento è prova certa, nel 1655. È stato acquistato nel 1655. Quindi, questo diventa importante per le datazioni, perché possiamo dire che la residenza, che non è detto che sia questa, è stata edificata sicuramente dopo il 1655, perché prima era un appezzamento di terreno. Dato però che sia nei documenti che in altri catasti che vi faccio vedere fra poco, precedenti, per esempio, per quanto riguarda Brescia, il catasto napoleonico, 1809, compare un castello. E non compare questa residenza, ma compare un altro castello a Mattina, vicino a quest'altro castello che adesso noi per chiarezza denominiamo residenza Gandara, per non confonderci. Però questo era il castello a sera e l'altro che vedremo era quello a Mattina. A sera significa verso ovest, verso occidente, a Mattina significa verso oriente. Quindi il castello misterioso, l'ho preso un po' lunga però, è il castello che adesso non si vede più, ma che permane nei documenti con certezza e permane nei catasti storici. Devo essere sincero, questa cosa qui è, a mio parere, abbastanza importante, ma non è proprio la cosa che a me interessa di più, perché a me poi ha interessato molto la campagna di rilievo che è durata tanti anni, io credo almeno 12 anni che rilevo in maniera abbastanza importante quella struttura. E diciamo che qua, poi lo vedremo meglio nel napoleonico, questo è il lotto dove avevamo Castelvecchio, poi viene denominato Castelvecchio, però il castello originario. E bisogna capire, perché poi per capire perché è andato in disuso e perché è andato in rovina fino ad essere eliminato, bisogna entrare dentro, no, dentro lo studio di funzione che dicevo prima, nella sinusoide, cioè ci sono periodi in cui si va bene e ci sono periodi in cui invece le cose vanno meno bene. E quindi anche i Gambara hanno visto questi differenti momenti, un po' come Corvione, un po' forse come tutti quanti noi e tutti i territori che conosciamo. E quindi qui abbiamo poi la costruzione di questa nuova residenza per la figlia e il figlio dei due Gambara, dei due rami dei Gambara di cui vedevamo dopo, di cui parlavamo prima, scusate. E qua invece vediamo quanto succede dopo, quindi nell'Ottocento. E nell'Ottocento le cose cambiano completamente e non consentono più la lettura. Quindi non è perché non si è capaci di leggere o di riconoscere, ma perché poi le stratificazioni, soprattutto nei periodi fiorenti,
fanno sì che per poter ricostruire le cose come erano bisogna fare degli studi approfonditi e uno sforzo anche di visualizzazione importante. Per cui vi dico una sorta di ossimoro: per chi studia è molto meglio analizzare le piccole realtà. Cioè, quando mi è capitato di studiare abbastanza bene il Mantovano, sia per la relazione della monografia sul Duomo di Castiglione, sia per quanto riguarda il paper che ho scritto per Civita Mantovana, e che ho dovuto seguire in maniera particolare perché il direttore, il professor Malacarne, devo essere sincero, molto esigente, sia lui che il reviewer, e quindi quando ho dovuto scoprire qualcosa, l'ho scoperto magari a volta Mantovana e non a Mantova. Ma non perché Volta Mantovana fosse nel 6 e nel 700 più importante di Mantova, ma perché Volta Mantovana, un po' forse come il Corvione, in alcuni momenti diventa poco importante. Divenendo poco importante, non è attaccata, no, dalle novità, rimane uguale a se stessa. Mentre Mantova, che era, no, il dominus, il fulcro principale, beh, allora subisce la trasformazione. La trasformazione è sempre nel grande centro, parte sempre dal grande centro. E questo fa diventare Corvione un luogo di studio fantastico, perché in alcuni aspetti è come se il tempo si fosse fermato. E allora, in quella residenza, che non è quella originaria, ok? Non è il castello, ma è quella, diciamo, costruita dopo il 1655, c'è una parte seicentesca della seconda metà del Seicento, ma poi c'è una parte settecentesca straordinaria, dove quel castello a sera era un castello, capite? Unico. E era proprio l'alemanno Gambara che gestiva quel castello, col figlio Francesco, che poi, diciamo, è più famoso. Sapete che sono sempre tre le generazioni: c'è chi imposta l'attività, c'è chi la sviluppa e poi c'è chi la... Se non voglio dare giudizi, non conosco bene bene Francesco, però diciamo che non passerà la storia per aver sviluppato questa architettura. È l'alemanno che sviluppa, e questa cosa adesso è difficilmente visibile, perché adesso non è più unica quella residenza, ma per quello che, se avete letto qua, ho lasciato un po' di tempo, il tempo, l'Ottocento, il Novecento, il primo Novecento, ha fatto sì che le proprietà fossero frazionate, che entrassero altre famiglie, che entrassero altre logiche. E la residenza si è come questo castello, questo secondo castello, perché quando diciamo il castello misterioso, ne abbiamo più di uno. C'è quello che abbiamo per un attimo messo da parte, che è il primo in origine, quella mattina. Poi anche il secondo in realtà non è più proprio visibile. Perché? Perché è stato diviso e il tempo ha voluto, il caso ha voluto, che le due proprietà, le due famiglie, seguissero logiche e strategie differenti per quanto riguarda, no, la parte di castello acquisita. Per cui una parte, quella degli Stefanini, quella dei Mettica, quella degli Zanetti, Lorenzetti, ha perseguito la trasformazione del bene. E quindi, in un altro contributo pubblicato sui Quaderni Garbaresi, o due mi sembra, avevo scritto parecchio su questa trasformazione, che tra parentesi non riguarda solo quella parte di castello a sera, ma riguarda anche Gambara. Esiste in quel momento a Gambara e a Corvione una sorta di coinè,
che riguarda la famiglia Allegri, Cesare Allegri e poi Giuseppe Allegri, che è stato sindaco di Gambara, e che riguarda l'ingegner Cusi, e che riguarda... ci sono tanti personaggi molto, molto importanti, non solo a livello locale. E quindi lì nasce anche l'amicizia, quindi Ettore Mettica è uno di quelli che, e prima Stefanini, sono quelli che sono per la trasformazione. Sono per la trasformazione legata al fatto, non so, pensate al cimitero di Gambara, pensate alle scuole, sempre dell'Allegri, sono le prime scuole realizzate con un telaio, un cemento armato, della provincia di Brescia. Per trovare qualcosa prima bisogna andare sul Dabbeni, che è un ingegnere di primo livello, a Brescia. Quindi la provincia di Brescia è grande. In quel momento, stiamo parlando della fine dell'Ottocento, inizio Novecento, c'è la trasformazione. E la trasformazione al Corvione, per tornare al castello a sera, è che quella cosa diviene, quella parte di castello diviene una villa. Viene trattata come una villa, il linguaggio può essere descritto come eclettico, o perché in alcune parti è neorinascimentale, in altre parti, penso alla veranda, c'è un giapponismo che era caratteristico in quei periodi, no? L'archivio Lorenzetti Zanetti e l'archivio Mettica mostrano comunque che leggevano con riviste francesi, erano a contatto con le novità. Ma questo è tipico di molte famiglie, a Brescia, a Milano, no? questa architettura nuova. L'altra parte segue una vocazione rurale, per cui addirittura, come vedremo, vedete qua, ho scelto questa immagine proprio perché, vedete qui così, adesso qui non si vede, comunque lì così, c'è una parte a matita, non so se vedete, tratteggiata, quindi significa che, no, nei comuni molto spesso si prendono queste planimetrie di sacrificio e si va, no, a segnare quello che potrebbe essere, se approvato, se costruito, se realizzato, la novità. E quello è un edificio che adesso c'è. Perché? Perché per vederlo basta che andiate qua e vedete che addirittura ci sono anche altri corpi di fabbrica. E chi conosce la parte Gipponi sa che lì ci sono delle sorte di porticati e l'architettura è rurale, è molto diversa. Ecco, anche questo simbolo fra rurale e urbano, fra la villa e la cascina, che sono le due parti di un castello, che è un castello che si costruisce vicino a un altro castello. Mi sembra che sia abbastanza noir come, no? Come scenario, avete presente? Cioè, ci sono tanti punti da indagare, quindi, quindi misterioso credo che sia un termine che ben si adegua a questa vicenda. Questa quindi è la residenza ed è la villa, così l'incipit un po' magari prolisso, ma mi è servito perché adesso abbiamo due o tre parole chiave che possiamo utilizzare: Castello Vecchio o a mattina, Castello Nuovo o a sera, la residenza Gambara, quella settecentesca di cui dobbiamo parlare, e quello che di quella residenza rimane con il frazionamento, famiglie differenti, la villa e la cascina. Questo è un po' il glossario che vorrei utilizzare. Allora, questa è la villa, il palazzo, quello Mettica, Zanetti Lorenzetti e quant'altro. Questo è il viale principale sul quale da sempre si struttura il Corvione e tutte le sue parti. Se adesso facciamo lo stesso confronto, ma
non lo facciamo a partire dalla metà 800 in avanti, ma lo facciamo a partire dalla metà 800 indietro. Quindi catasto austriaco o lombardo-veneto, che è probatorio, quindi significa che se io cerco il proprietario lo trovo. E questa cosa dei numeri di particella delle proprietà che risparmio, ma ha preso qualche anno di studio per capire bene, le proprietà. Perché poi dopo la Corvione settecentesca non è solo la residenza, ma vedremo che è un vero e proprio borgo. Ho citato prima, anche se non c'entra niente da alcuni punti di vista, Sabbioneta, proprio perché quando nella città ideale, lì sì, no? In quel caso Vespasiano Gonzaga vuole ricostruire una piccola Atene, beh, a quel punto devi dotarla di tutte le parti che caratterizzano una piccola capitale. E quindi ci deve essere la piazza, ci deve essere un polo religioso, ci deve essere un polo civile, ci deve essere il rapporto fra il castello o la rocca e la parte invece più residenziale, ci devono essere dei luoghi di delizia, dei giardini. A Sabbioneta c'è il Palazzo Giardino, che è straordinario. Ci deve essere la parte rappresentativa, la parte umanistica, e ci deve essere invece la parte in cui manifesti le armi o comunque i titoli che ti rendono importante dal punto di vista militare e strategico. E qui è un po' così, perché poi vedremo che esiste una porta, vedremo che esiste la chiesa di San Salvatore, settecentesca, ma voluta da Carlo Borromeo, ma qui ci sono le visite pastorali o apostoliche che ti consentono di sapere queste cose. Ma poi c'è l'edito di San Claude, quindi il problema delle sepolture, allora c'è un cimitero, allora c'è un'altra chiesa che si chiama Chiesa di Santa Apollonia, ma in origine non era la chiesa di Santa Apollonia, era la chiesa nascente della Beata Vergine, quindi era qualcosa d'altro ancora, e prima ancora, probabilmente, a ritroso si arriva alla pieve delle 11 basiliche e a tutto quello che abbiamo detto prima. Ma c'è una torre dell'orologio, ci sono i portici nuovi, c'è una piazza, e poi viene costruito un asilo, e poi c'è la filanda, e poi c'è tanta roba. E quindi nel 7, 8, 900, per quello che mi sono permesso di dire, che il professor Volta, che per me è infallibile e rimane infallibile, lì, diciamo, non mi sento di dire che a Corvione e anche a Gambara c'è poco dell'Ottocento, del Novecento. Poi chiaramente ci sono artisti straordinari, Timo Bortolotti, i pescatori, chiamati da Maddalena Nettica, perché poi non voglio fare questioni di genere, ma sono solo gli uomini, cioè la Koinè era poi caratterizzata anche da grandi donne. Maddalena Nettica è una grande donna perché prosegue in maniera diversa quanto fatto dal marito, ma prosegue. E tutta la corrispondenza, anche questa pubblicata sui quaderni gambaresi in almeno tre numeri, la dice lunga sul carteggio, per esempio, con Timo Bortolotti, che magari nessuno di voi conosce, ma è un grandissimo scultore. Timo Bortolotti nel 1937 ha vinto ex aequo con Marino Marini un Grand Prix de Paris. È un grandissimo autore, adesso non vi dico perché è stato dimenticato, ma noi abbiamo la forza, no? È una sorta di dannazio memoria, di eliminare per motivi ideologici o altro la vita e l'opera di persone straordinarie. Dimenticato, un scultore incredibile. E esiste un fregio, andatelo a vedere, nel cimitero di Gambara, nella cappella principale, un fregio bronzo con una processione di sette figure femminili fantastiche e sette figure maschili, con due angeli che li trovate anche in un altare laterale a corna d'Arfo, dalle parti di D'Arfo,
Angolo Terme. Nella parrocchiale c'è la stessa cosa con lo stesso corteo, realizzato sempre dal Bortolotti, ma in quel caso per una vicenda tragica che è il disastro del Gleno, dove morirono tante persone. E la cosa straordinaria, sapete qual è? Che sono identici, le due opere sono identiche, cambiano i volti delle figure femminili, perché nei volti, i volti femminili del Fregio di Gambara, beh, sembrano delle figure femminili della Belle Époque disegnate da Bordini, cioè sono molto eleganti, molto, molto belle proprio. Dall'altra parte invece ci sono figure femminili delle tre età, potremmo dire. E quindi ci sono delle figure femminili in fasce e ci sono poi delle figure segnate dall'età, dal tempo, ma anche dal dolore. E lo sfondo, in quel caso, là, sono proprio le corna. È un profilo che caratterizza l'uomo. Anche questa è una cosa inedita, straordinaria. Sia l'attribuzione a Tino Bortolotti, sia la correlazione, il gemellaggio, oggi va di moda questa parola, fra un disastro e invece un evento importante. Così come la Madonna, una Madonna bellissima del 1941. Ma torniamo, ecco, Tino Bortolotti poi lavora come pescatori, lavorano anche al Corvione. Se noi guardiamo la mappa napoleonica, vedete al mappale 2007, il mappale 2007 è quello del castello a Mattina, Castelvecchio. La mappa 2009 è la residenza Gambara, è il castello a Sera. Nel sommarione, che è un documento che accompagna il catasto napoleonico, che è disegnato benissimo, vedete, è acquarellato, è proprio molto bello, e si riconosce perché cambiano i colori, quindi riesce a vedere le diverse parti. Il 2011 è quella parte che qua, vedete, prevede il nuovo ampliamento rurale. Non so se adesso io viene il torcicollo, quindi penso che si veda per confronto. Ecco, io credo che basti questo, ma poi è stato trovato altro ancora. Questa è una cosa fondamentale. Ecco perché venivano in molti documenti, si parla dei castelli a Sera e a Mattina. E quindi cominciamo a schematizzare, a vedere, no, le fasi. Adesso dovrebbe essere più facile, poi il contesto lo vediamo fra poco, perché abbiamo un tempo e quindi abbiamo, c'è circa metà. Allora, nella prima fase, ricapitolando, abbiamo il terreno oggetto dell'atto di vendita, della permuta, no? Di quel documento che vi ho fatto vedere prima. Senza ombra di dubbio, ci sono i nomi, ci sono delle indicazioni per cui, credetemi, in maniera assolutamente oggettiva e univoca è quella roba lì. Nella seconda fase, e c'è il castello, poi chiamato Castello a Sera o Castelvecchio, che fa impazzire perché lo trovi e dici, ma dov'era quel Castelvecchio? Allora hanno ipotizzato storici in precedenza varie collocazioni, ma in realtà la collocazione era quella lì, e pian pianino viene demolito. E poi la domanda è importante, perché quando si fanno queste ricerche non sono le risposte che contano, sono le domande, cioè devi cercare di fare le domande giuste, perché dare risposte è difficile, e devi fare le domande giuste. Quindi uno si chiede perché l'hanno demolito, evidentemente perché da tempo c'era l'incuria e non potevano gestire questo fabbricato. E poi c'è la seconda fase. La seconda fase è quella dove cominciano a costruire il castello
il nuovo castello, diciamo. Allora noi diciamo, sì sì, oh, quello ce l'ho, perché è quello che mi hai fatto vedere. No, no, il nuovo castello, non so dirvi se era veramente un castello, era una parte seicentesca, che ho potuto capire attraverso, sono due i metodi di analisi, uno è il metodo filologico, lo chiamano così, attraverso i dati d'archivio, l'altro è un metodo piuttosto archeologico, cioè quello che fra parentesi prediligo, cioè il disegno delle realtà che trovi, l'analisi stratigrafica e quant'altro. Quindi quel rilievo lento mi ha permesso di vedere due parti differenti in quell'edificio che adesso è diviso da proprietà differenti. Una parte che a questo punto possiamo dire sicuramente seicentesca, da quando? Dal 1655 in poi. Una parte sicuramente settecentesca, da quando l'Alemanno ha cominciato a intervenire. E qui bisogna distinguere i tre Alemanno che vi dicevo. Le tre generazioni che dal 600, all'inizio del 700, alla fine del 700, hanno caratterizzato fino ad arrivare, ahimè, a Francesco. Ma e dopo Francesco, perché Francesco aveva un po' di problemi, o diciamo la famiglia con Francesco aveva un po' di problemi, compare un conte Fè, e diventa una sorta di supervisore. Sapete come adesso quando c'è qualcosa che non va bene devi commissariare, quindi arriva uno, no, super partes, che deve tenere a bada i conti, e arriva questo Fè, e questo Fè è, perché ne abbiamo visto uno il documento, è colui che poi pian pianino, succede sempre così, uno fa il supervisore, poi chissà perché, chissà come mai, non chiedetemi dettagli approfonditi, diventa il proprietario lui del bene che doveva tutelare per... Io lo so che è successo, ma è meglio non dire, perché famiglia importante, quindi diciamo, sto conte Fè, a un certo punto abbiamo un tipo del 1824, il tipo del 1824 cos'è? È la cartografia, la mappa che il conte Fè fa fare, e il viale principale di Corvione in quella mappa, secondo voi come può chiamarsi? Viale, ponte, Niccolò, se lo dedica tutto il viale. E quindi questo cosa vuol dire? Che comunque lui utilizza e è interessato al palazzo. Questo è importante, perché è una parte importante di quella monografia che uscirà. Perché poi ci sono degli affreschi, dei lacerti, e non bisogna essere troppo precipitosi, perché quello che ti sembra un graffito, un affresco settecentesco, potrebbe essere poi un rimaneggiamento ottocentesco o addirittura novecentesco, e quindi lì è un'altra storia. È più una storia di pelle. Qua stiamo vedendo proprio la matrice, no? E come le cose proseguono. Infatti vedete che poi la parte del 600, ve lo dico, è più rurale. La si riconosce dalla, no, come un porticato, le murature. Chi conosce le cascine, e voi le conoscete meglio di me, sa che ci sono delle parti, le strombature, delle aperture, no? Magari ci sono le stalle dove stanno gli animali, dove stanno le persone, dove devi, no, accumulare il materiale. E quindi quella parte è ancora riconoscibile. Poi però c'è la terza fase, che è quella della prima metà del Settecento. E io il mio cuore l'ho lasciato lì, cioè, nel senso, quella è una parte, è come se ci fosse una traccia veneziana al Corvione, ma è quasi per sempre perduta. Guardate, ho fatto tantissimi disegni, vedrete, io ho fatto tantissimi disegni, ma non per fare, perché potevo fare benissimo una pubblicazione senza fare così tanto, ma ho cercato di fare questo senza merito, perché è un'azione certosina di ridisegno, quindi non c'è merito, non c'è qualità in quello. Ci deve essere pazienza, è come un'icona, è come una preghiera, cioè cerchi di far vedere cosa c'è al Corvione. E
quando sarà pubblicata, la prima persona a cui farò vedere quelle cose non può che essere il professor Volta, perché dirò: guarda il prof, che è lì, qualcosa c'è proprio, che gli voglio troppo bene. Cioè, ma non è merito, è perché questi documenti benedetti sempre o spariscono o non li trovi più, eccetera, e quindi non è un merito. Quando uno ci inciampa, la cosa importante è renderli pubblici a un sapere più esperto. Cioè, quindi io quelle cose poi le faccio vedere a chi sa molto più di me, il professor Baronio, il professor Volta, il professor Archetti e tanti altri che magari sono qui presenti, ma anche farli vedere, mica bisogna essere per forza professori, anche alle persone che vivono quei luoghi o che hanno vissuto quei luoghi o che hanno i parenti che hanno vissuto in quei luoghi, perché è questo che caratterizza la Lubes, è questo che caratterizza il dominato leonese. E quando uno dice hic sunt leones, è perché c'è un pizzico di orgoglio, no? Nella propria identità, nel proprio senso di appartenenza e quant'altro. Per cui bisogna essere precisi, quindi in quella parte di lavoro spero di non aver sbagliato molto, perché io sono esperto di errori, quindi spero di aver sbagliato meno del solito, in maniera tale da portare a chi guarderà queste cose una restituzione oggettiva, non può essere, ma quanto più vicina a quello che ancora permane. Perché lì ha agito l'uomo, ha agito il degrado e quell'incuria che però è necessaria per trovare ancora le tracce. Non so se adesso non so dirvi cos'è meglio. Perché a Mantova, se vuoi trovare il primo, il secondo 600, il primo 700, devi raccomandarti, cioè, a qualcuno. Perché? Perché tutto è stato modificato. Qui nel 700 abbiamo poi che a quel primo blocco seicentesco si aggiunge, pensate proprio a una sorta di due parti, una parte più solida e una parte settecentesca. Perché settecentesca? E questa non ve la posso proprio far vedere adesso, ma è settecentesca, ve lo dico, perché ci sono un sistema di spazi, come non so, ci sono due cappelle, una privata, strettamente correlata agli ambienti privati, e una pubblica, strettamente legata al Salone delle Feste. C'è un Salone delle Feste straordinario, con un fregio che è sicuramente opera di grandissimi artisti. È un po' come quando uno dice: ma cosa c'è andato a fare a Folzano, Tiepolo? Cioè, uno dice, se non parti dalla committenza fai fatica. E quindi qua comunque dire gambara, scegliete il ramo che volete, vuol dire comunque avere persone importanti. Io dopodomani vado per l'università a presentare Teatro Grande, e il Teatro Grande, prima del Teatro Grande c'era l'Accademia degli Erranti, e l'Accademia degli Erranti vedeva fra gli iscritti solo famiglie nobili, al punto che poi anche i palchetti del teatro vengono acquistati, e non puoi tu avere un palchetto, devi avere determinati requisiti che devi sparare. E quindi questa cosa qua della cappella privata e della cappella pubblica, di un sistema che era un sistema tipico dei palazzi di quel periodo, no? Tu avevi un androne, esisteva poi uno scalone, esisteva la Salone delle Feste, si esplicava in maniera diversa, ma i gambara ci avevano già lavorato, che basta andare a Pralboino per verificare questa cosa. Ma la cosa bella cos'è? Che a Pralboino vedi un momento in app, no? Sapete, la sinusoide, certo. Il momento in cui lì sicuramente hai le energie e le risorse per fare una cosa. La cosa bella è che disallineato di poco, poi c'è il Corvione. E uno chiede: ma perché il Corvione? Fra parentesi, l'Alemanno l'ultimo un po' di vicende le ha avute anche lui, per cui diciamo in un certo momento veniva definito il bandito, eccetera, per cui non aveva proprio un rapporto lineare
con il potere dominante. Però lì era un'altra, un altro tipo di salone delle feste, un altro concetto di delizia o di quello che gli antichi latini chiamavano con la parola ozium. Tutte le coperture, tutti gli affreschi, ci sono ancora i graffiti, che sono stati rilevati tutti e sono stati ridisegnati, sia in 2D che in 3D. Sono posti su supporti che non sono solidi. Sono delle coperture in legno, delle volte di varia tipologia, volte a padiglione, volte a botte, volte a ombrello, volte a crociera, e una caratteristica e una grande differenza che sempre il professor Volta mi ha detto: guarda che quando hai a che fare con una volta cinquecentesca è portante, è strutturale. Quando hai a che fare con una volta settecentesca è portata. E questa operazione, no? Pensate a una carena di nave, eccetera, richiede i carpentieri, il lavoro del legno fatto in una certa maniera, e andando a rilevare il sottotetto si è scoperto tutto questo. La tecnica costruttiva, oltre che la decorazione, è settecentesca. Poi i confronti, sia per pura visibilità che attraverso i documenti, ci hanno fatto avvicinare a una coinè artistica straordinaria che lavora al teatro, dove nel periodo in cui Cardinal Querini, nella prima metà del Settecento, fonda il suo progetto di ridefinizione di tutte le parrocchiali o di molte parrocchiali della diocesi di Brescia, e la diocesi di Brescia è molto grande, oppure nascono i palazzi delle famiglie che hanno come riferimento Venezia piuttosto che i luoghi dove gli affreschi, i saloni delle feste, quello che vi dicevo, doveva essere al centro dello status sociale delle famiglie stesse. Quindi questo fa parte ed è dentro il castello misterioso, che si moltiplica, che si rigenera. Poi però non c'è solo il castello, e vorrei concludere descrivendovi l'accordione settecentesca. Quindi io non vi descrivo l'accordione di oggi, perché la conoscete meglio di me. Non vi parlo del periodo, diciamo, del 4-500. Perché? Perché non c'è tantissimo. Non c'è tantissimo, perché vi parlo del 6, ma soprattutto del 700. E nel 700 abbiamo delle cose importanti documentate. Abbiamo parlato del centro religioso. La chiesa di San Salvatore, che voi vedete qua, vedete che c'è il sagrato, chiesa di San Salvatore, vi ho già anticipato prima, era stata decisa in una visita, perché prima c'è la visita del Pilati, che era un vicario, e poi c'è la visita apostolica nel 1582 di Carlo Borromeo. E quindi nel 500 ci sono due visite importanti. Nella seconda Carlo Borromeo dice di... Che non funziona la chiesetta che c'era prima, che è quella che vedremo poi dove adesso c'è, dove c'era Santa Polonia, e bisogna distruggerla e bisogna costruirne una nuova, più vicina al borgo, ed è la chiesa di San Salvatore. Da quando lui dice questo a quando la chiesa viene realizzata passa un po' di tempo, e viene realizzata nel 700. Poi abbiamo la Torre dell'Orologio. La Torre dell'Orologio è un fabbricato che voi conoscete benissimo, un'architettura che conoscete sicuramente benissimo. E questo orologio, guarda caso, non è rivolto verso il sagrato. Ditemi, Cioè, mi faccio vedere qua. C'è la chiesa. Ricordate le domande a cui accennavo prima. Costruisci la chiesa qui. Qui c'è il sagrato, credetemi, è qui la Torre dell'Orologio, e l'orologio è di qua, è a mattina, non è a sera. E quindi uno si chiede, perché? Perché? Perché poi tra gli edifici che vi dico vengono costruiti anche i portici, che tuttora ci sono, ma non li percepisci più i portici adesso, perché?
perché poi da quella parte sono stati costruiti altri edifici e soprattutto un giardino, una ghiacciaia. Perché? Perché quella era la villa. Ci siete? Adesso non ho tempo, cioè era il progetto del Mettica, per cui è quella parte che diventa villa. Ho bisogno, non c'è una villa senza un giardino. E c'è la, no, la corte, quella è la corte, il giardino con ghiacciaia eccetera, un po' d'inglese, pam, lo realizzi al di là. E spesso in tanti esempi nel Bresciano c'è o un sottopasso o un sovrappasso per collegare, no? Anche se chiaro, no, non era la Quinta Avenue, cioè la strada principale con Lione, ma è un'unione fisica che vuoi avere. E allora quello contamina. Ma vedete, noi abbiamo la possibilità di discretizzare. È come se fosse un filmato, analizziamo frame dopo frame. È una timeline che blocchiamo in un punto, quale? 700. Nel 700 quella cosa lì non era una corte, non era un giardino, era una piazza. C'erano i portici. Come in molte città ci sono i portici. È chiaro che erano portici, attenzione, per lavorare. Questa non è una foto settecentesca, ma è una fotografia comunque d'epoca che, beh, rende giustizia, prima di tutto, quanto erano belle quelle fotografie. E poi la cosa straordinaria, che adesso non vi posso dire perché poi vi faccio vedere i due documenti inediti che mancano, chiudiamo con quelli. Uno dei due documenti ha a che vedere con quel frazionamento che vi dicevo. Lì vengono denominati piede A e piede B, è il 1844. E quella è magna, perché attraverso quella ho potuto ricostruire non solo la forma degli edifici e la loro collocazione e interazione, ma anche la funzione che in quel momento avevano. E esisteva la comunità. Una comunità è viva non perché c'è la bella architettura, ma perché ci sono le persone che la fanno vivere. Perché altrimenti diventano un objet trouvé, cioè è bella, ma sono come le piazze di De Chirico, cioè non, se va bene trovi un treno che passa e un po' di vapore, ma non è vissuta. Ma no, il Corvione qui era vissuto. Perché ci sono tutte le funzioni che caratterizzano una comunità attiva. Ecco perché dico che quella non è una corte, è una piazza. Allora ci sono tutti gli elementi, perché poi c'erano anche le case dei massari che sono state demolite. E vedete, qua era il polo religioso. Là. Il 5 è il momento nel quale i due castelli ci sono ancora. E il fronte del castello nuovo, guardate, è quasi baricentrale a quella piazza che si viene a costruire non come Place Vendôme o come Piazza San Pietro, non so se mi spiego, ma è costruita attraverso aggregazioni di tipologie differenti, ma pian pianino c'è questa volontà. È come quando uno risistema qualche cosa che ha lì da tempo e lo fa in maniera diacronica, no? Sapete quando dice, vabbè, adesso non facciamo tutto subito, un pochettino alla volta. Ecco, è così, e mi piace pensarla benissimo, è per quello che sto cercando di modellarla, proprio per far capire che in quel momento il Corvione era un Corvione vissuto, è stato completamente dimenticato. Cioè, no, ecco perché dico che va recuperato. È una questione morale, non è una questione estetica, è una questione etica. E allora lì c'era la gente che lavorava i campi e con quella dignità che avete visto prima in queste fotografie, voi non li vedete, forse sono piccolini, ma avete presente quando facevano le foto i nobili? Lì è uguale, cioè, si mettono lì, gli chiedono di fare la foto e io mi immagino un momento nel quale bloccano e su tutte le attività che sempre una comunità di quel genere ha in tutti i mesi, no? Si sviluppa questa cosa. Questa è la porta. Poi noi possiamo vedere se la porta che c'è adesso è settecentesca o, come gli affreschi prima, o c'è dell'Ottocento, c'è del, capite? Quelle sono questioni un po' specifiche e bisogna entrare un po' nel merito. Sono questioni tra l'archeologo, il restauratore, il conservatore, lo storico dell'arte, lo storico dell'architettura, lo storico, quello vero. Cioè, io non voglio entrare lì, però c'è una porta.
E quella porta, attenzione, bisogna capire dov'è quella porta, quella porta è proprio, vedete qua, su quella stecca lunga, è lì. La chiesa è extra moenia, diremmo, è fuori dalla porta. La piazza è dentro. Allora mi piace pensare che in quel momento il castello nuovo sia un castello, sicuramente sia una parte privata, ma dentro, come a Sabbioneta, c'è anche la comunità, capite? Ed è un sistema questo importante, perché di solito quando c'è questo, dai Visconti in poi, è come il donjon francese, cioè chi ha il potere fa le mura per la città, poi fa la cittadella delle mura per se stesso. Perché le mura esterne devono difendere tutti dal nemico. Le mura interne devo difendere la mia famiglia o me stesso da chi abita, capite? È un po' cultura del sospetto, capite? Qui ci sono anche a Brescia, no? C'è la cittadella, era il sistema che collegava il castello con la cittadella nuova, con il porto della Rocchetta. E ci sono Porta Paganora, Porta Bruciata. Ci sono delle porte, dei cancelli, c'erano, chi conosce Brescia lo sa, che se le cose andavano male diventava una sorta di Berlino. Si chiudevano, quelli amici stavano dentro la cittadella, le famiglie eccetera, noi andavamo su nel castello, c'era la via per scappare e il porto era comunque munito per poter garantire, no, di ricevere o comunque di arrivare alla via fluviale. E questa è una cosa abbastanza, abbastanza importante. Questo è il tipo del 1800 di Valdo, un documento fantastico, abbiamo fatto tanta fatica per fotografarla. Questo è un particolare, è una mappa molto grande con un cartiglio che rappresenta i quattro rami. Solo il cartiglio vale la pena di guardare, cioè, non è in bianco e nero, è a colori, non so se poi ho una fotografia a colori, ma in questo caso la rivista sulla quale ho pubblicato voleva le fotografie in bianco e nero. Li ho pregati di prendere qualcosa, non era una indicazione editoriale, e quindi l'hanno pubblicata in bianco e nero. A colori fantastici, sono dei colori fantastici. 1824, vi ricordate il tutore della legge? Quindi lì, se noi, questi qui sono i tre passaggi, che adesso andiamo a vedere un pochettino meglio, mi scuso se è un po' sgranata, ma... Quella strada, poi c'è la Rassega, cioè ci sono, io li ho messi qui così ognuno di voi, conoscete già, potete vedere delle cose che ancora in parte esistono, poi ci trovate il primo San Gottardo, cioè, quindi che rimangono poi nella memoria della comunità attraverso le feste, attraverso le devozioni e attraverso tutto quello che secondo me è fondamentale ed è molto più importante di quello che vi sto dicendo. Ma... quello che dico è che il viale, poi vedrete la firma, quel viale lì è diventato, siamo nel primo 800, ok? È diventato la via del Conte Fè, il viale del Conte Fè, là è Corvione, qui c'è la strada della Rassega e lì c'è, vedete, il palazzo, chiamiamolo Fè adesso, e vedete cambiano i cognomi. Quindi io prima non sono stato proprio corretto, perché vi avevo detto che da Palazzo Gambara passa al frazionamento, no, difatti questo tipo è del 1824 e il frazionamento del 1844. Allora il tempo, il cronos, diventa fondamentale. Non puoi dire è stato fatto, devi capire, no, l'ex ante, l'ex post e quali sono le date, gli elementi che diventano elementi chiave. Questa mappa è un elemento chiave. È un elemento chiave per giudicare e valutare gli affreschi che sono all'interno di una parte della residenza, della ex residenza, della già residenza Gambara, parte Gipponi, perché nella parte metica ce li siamo giocati, ok? Perché c'è qualche cosa d'altro. E soprattutto qua ti fa vedere come la chiesa di San Salvatore rispetto al cimitero, vedete? Dove vedete il cimitero lì, in realtà lì c'era la chiesetta di Sant'Apollonio, che era quella che vi dicevo dedicata alla nascente Beata Vergine, che era, Beata Maria, che era quella dove probabilmente sorgeva
la pieve delle 15 basiliche. Poi non voglio entrare nel mito, cioè nel senso, è quella roba lì. Quindi il cimitero, dopo l'editto di Saint-Claude, dopo il 1804, ma il cimitero è un posto fondamentale per questa storia qui che stiamo dicendo. Perché esiste una storia di castelli, o di palazzi, o di residenze, o di fabbricati, come volete voi, ma poi esiste una storia anche di chiese. E forse è quella più importante, la seconda. E quindi c'è un avvicinamento. C'è la strada della Rassega, che è in maniera inquietante di un perpendicolare che neanche col goniometro riesci a tracciarla così, e quindi ecco le origini anche romane, cioè siamo all'interno di rettifili che hanno un'origine antica. Poi lo sappiamo perché ci ha fatto conoscere tante belle cose il professor Baronio, ci sono i Longobardi, ci sono tutto un periodo in cui ci sono le dispute, perché poi certi terreni sono contesi, fra Brescia e il monastero, cioè il monastero di Vienna, cioè non è che ci sono degli interessi, ci sono delle bonifiche, tutto, e quindi questa parte qui, vedete, è caratterizzata dal fienile, dal fieniletto e quant'altro, fino ad arrivare ai due palazzi che vedevamo. Questo ve lo faccio vedere, credetemi, c'è scritto strada, e vedete la Niccolò Fè, non so se di Brescia. Signor Conte, è avvenuto il gioco di prestigio, quindi cambiato proprietario, ci sono cose interessantissime. E qua vedete il particolare là del palazzo vicino al coso e quant'altro. Il secondo qui è visto un pochettino meglio, vedete? Palazzo Fè, castello. Quelli sono i due castelli. Scegliete voi quale è misterioso. Non è un problema. Però è una bella storia. Se io abitassi a Corvione o a Leno, a Gambara, non è importante. Io abito a Brescia e sono orgoglioso che ci siano cose di questo genere. Quindi credo che funzioni l'orgoglio un po', è inversamente proporzionale a distanza. Quindi voi siete più vicini, dovreste essere molto più orgogliosi di me. Là c'è la chiesa di San Salvatore, e anche quella abbastanza enigmatica, ma abbiamo finito il tempo. Qui ho messo il colore per farvi vedere. Questo è il tipo del 1844. Cioè, ho un documento, capito, come quando i fratelli non si mettono a quello, chiamano, facciamo rilevare il perito, vediamo dove prendo io. Non è un momento magico questo, cioè è un momento dove l'unità è persa. Infatti i più saggi cosa fanno? Fanno sempre dei documenti, e i Gambara erano così, avevano fatto un documento per cui tu ti sposavi, ma tu non potevi dilapidare il patrimonio. Punto. E quindi chi è saggio cerca di far di tutto per tramandare quello che è stato costruito, il nome della famiglia, eccetera. In questo momento diciamo che non è proprio uno di quei momenti, è un momento nel quale si divide. Per me è una cosa straordinaria però, perché quando fai questo, un po' come fai l'inventario, capite? La parola inventario cosa vuol dire? È l'elenco della spesa dove ti dicono, tu, perché c'è gente pignolissima che fa quel lavoro lì, tutto ti dicono, tutto quello che c'è, le quantità e le descrizioni e quant'altro. E questa descrizione, vedete, interessa tutti questi fabbricati, compreso, vedete, perché in parte il castello ormai è andato, il primo, il secondo viene diviso, vedete che c'è una parte rossa e c'è l'altra parte. E quindi una delle immagini finali cos'è? È poi la leggenda che contiene quel documento, le opere che contiene, le decorazioni, le strutture, le architetture che abbiamo un po' accennato prima all'interno, e che capite che sono quelle che danno il senso e la necessità di una monografia, perché c'è tanto lì, c'è tanto da dire su quello proprio. Poi c'è una parte di confronti, perché oggi la maggior parte dei libri è fatta di confronti. No, lì è del suo, cioè non c'è tanto, è questo che dirò, prof, c'è tanto, 7, 8, 900, tanto, tantissimo dentro qua. E qui vedete le due torrette, quella della villa e quella invece vedete che è rimasta più spoglia e com'era.
voi avrete vissuto o vivrete degli scontri generazionali, dove su una piccola cosa, può essere l'arredo, un mobile, può essere anche una cosa molto costosa, c'è chi vuole cambiare, dai, sei vintage. Adesso, quando vi dico vintage, non è una bellissima parola, ve lo dico, cioè, come mia nipote dice, non mi dice neanche che sono vecchio, dice sei antico, che non ho capito, cioè, per me è una bella parola antico, ma lei non lo dice con quel senso. Quindi vintage vuol dire, insomma, sei ancora, vintage vuol dire che sei alla moda, ma sei antico, è un ossimoro, però non è bello. Allora, io le cose più importanti, secondo voi, le ho trovate nel palazzo, nella villa, o le ho trovate nella parte che è un po' più diroccata? Di là le ho trovate. E spero che, qualora decidessero di metterci mano, sia come gli antichi dicevano, con grano salis, cioè che venga fatta con consapevolezza quell'intervento, perché dentro lì c'è tanta roba che però per fortuna adesso è documentata almeno. È documentata e quindi le persone possono informarsi e vedere un pochettino quello che c'è. Di questo non parlo, ma è Santa Apollonia, che poi adesso è diventata, chiamiamola una cappella di famiglia, ma riconosco in quell'architettura che ho rilevato qualche cosa che non era privata, ma apparteneva a tutti voi, ed è quella parte che per confronto puoi trovare ancora una volta, il tipo del 1844 e quello del 1909, ma anche i documenti che adesso vi risparmio, ma soprattutto queste bellissime fotografie, ne avrete tante, non buttatele via. Era così, e quella lì era una chiesetta che probabilmente, come a San Gottardo, come in tanti posti, no? Poi si svolgevano le feste, poi si svolgevano le processioni, ma anche un tempio greco è così, non so se mi spiego, anche un sarcofago, un'urna, un'arca è così, ci sono quelle che sono decorate su tutti e quattro i lati come i sarcofagi ravennati, perché? Perché hanno un'origine greca o comunque vengono dal Medio Oriente e ci girano intorno, ecco perché ci sono, capite, che è una cosa diversa rispetto al sarcofago romano o a periodi, penso al 1300, 1400, dove magari i sarcofagi venivano posti per maggiore visibilità sulle mensole, penso a quello di Ottone Visconti o ad altri. Ma straordinaria la persona, ancora una volta, data la dignità, cioè che probabilmente stava lavorando, io non lo so, ma che si fa ritratto. E cosa sceglie per fare la fotografia? Il fotografo o lei? A me piace, assieme decidono, pensarla così. Lo sfondo deve essere di livello. E quindi, dai, sarete stati a Venezia, no? Non è che ti fai, no, non è che ti fai fotografare alla Giudecca vicino, dai, ti fai fotografare San Marco, l'isola di San Giorgio, la punta della Dogana, a seconda della sensibilità, e non è che vai a Dorsoduro o a Canareggio, cioè vai, ci sono sei sestrieri, vai a San Marco, punto. È quella roba lì. E chiudo, e vi ringrazio molto perché siete stati, io vi permuterei con i miei studenti, ma so che non mi interessa l'ingegneria, per cui chiudo con un documento che è pubblicato nella corte del mito, è un cabreo straordinario, sono le 11, ma tengo a sottolineare, non conta la quantità, ma guardate la dimensione e la denominazione del Corvione, che è quello lì che vedete al centro. Quindi questo è il feudo del Corvione. Questo è il momento nel quale... Quello lì. Questo è il feudo del Corvione, simbolicamente è il momento nel quale bisogna... Sono i gambero, no? Bisogna un attimino riunire i quattro rami, dividere eccetera, non stiamo parlando della pieve delle 11 basiliche, ma c'è poi la possibilità di vedere se nella denominazione di molte cascine che ci sono, cosa che è stata fatta anche questa e pubblicata nei quaderni gabaresi, e c'è un rapporto, però qui mi fermo perché non è il mio mestiere e c'è qui qualcuno che mi ascolta
che poi potrebbe tirarmi le orecchie, per cui io ho cercato di dirvi le cose che ho rilevato e che posso dimostrare con certezza, con i dati che vi ho detto, che esistono al Corvione, quindi posso dire con assoluta certezza che nel 7, nell'8 e nel 900 a Corvione e anche a Gambara c'è stato un periodo misterioso ma molto ricco e molto affascinante. Vi ringrazio. Allora, diciamo che non gli ritiriamo le orecchie, ma se tenta di fare un furto di destrezza di alunni, glielo impediamo. Questa è una cosa che invidio, io non so come fare, veramente. Direi che... cioè, è come una falange macedone, cioè... ma io è tanti anni che vengo compatto. Una curiosità, le dimensioni del feudo del Corvione. Del paese? Sì, le dimensioni. Ma il adesso non ho una fotografia aerea, però lei tenga conto che grosso modo da torretta a torretta qua, il Corvione, ci sono poi i cancelli, adesso le cancellate dell'Etica con la M, il Corvione ha una dimensione, due dimensioni, una o tre, diciamo il centro, no, è questo, quindi è quello che va dalla chiesa grosso modo ai portici, e se lei prende la larghezza, la campata, metta non so di 4 metri, 5 metri, 10, 15, 20, 25, 30, metta 30 metri questo, può vedere grosso modo, qui ci sono anche le unità di misura bellissime, perché poi c'erano le varie braccia, i piedi, milanese, bresciano e quant'altro, capisce che lei quella cosa lì la fa in 10 minuti a piedi, e quindi se il centro storico di Brescia sono 800 metri, quello del Corvione io dico che sarà fra i 200-250 metri. Poi però lei può andare dai cancelli, perché a Gambara, a Corvione ci sono i cancelli, sapete che ogni tanto anche alla K9 eccetera ci sono i piloni, alcuni di questi sono stati ricostruiti, vengono buttati giù, ci sono i cancelli del Mettica, stiamo parlando non di Vespasiano Gonzaga ma di un personaggio importante a cavallo del secolo, no? Con la M. E poi lì è quello che vi dicevo, cioè il tentativo di costruire, ma questo era legato anche alla trasformazione della campagna. Non so se mi spiego. C'è stato un momento nel quale qui doveva esserci il tram, la gamba, la tranvia la chiamavano. Ci doveva essere, ovviamente, ci doveva essere, c'era la filanda, le scuole, e quindi dovevi cambiare anche il tipo di coltivazione, però. Ecco, allora, ecco, tutta questa trasformazione ha fatto sì che le campagne bresciane fossero interessate anche nobili, perché quelle famiglie che vi dicevano spesso vengono da Milano, da Como, mi dicevano, ma da Como cosa viene a fare qua? Erano investimenti, venivano qua perché in quella coinè che vi dicevano c'erano anche politici importanti, quindi il trend era, oh guarda che stanno trasformando, quindi un buon investimento è prendere una cascina, lavorare sulla campagna, la trasformazione della campagna contro l'industria, eccetera, eccetera, ed erano quei momenti lì. Ecco perché ho parlato prima di tanti progetti iniziati e alcuni interrotti, alcuni non riusciti e altri che si sono sviluppati successivamente. Quindi Corvione ha diverse dimensioni, ma quello che è molto importante è che quando si passa dal periodo di decadimento della pieve delle 11 basiliche, per dircela, ai Gambara che acquistano, i PO di terra, che erano 8.336 se non vado errato, e voi sapete meglio di me che cos'è un PO, vengono prima presi a Brescia, poi vengono donati ai Gambara, ed è per quello che poi nel 500 nasce il feudo, non per gli edifici che vi ho fatto vedere, ma per tutti i terreni che ancora ci sono. È quello che diventa molto importante, capisci? Prego. Altre domande? Vengo. Arrivo. Per il brevissimamente si poteva andare a fare
un po' di chiarezza sul collegamento che ha detto dell'opera di Bortolotti, Corvione, Dardo, Angolo Terme e La Diga del Greco, cosa hai inciso? Sì. Sull'opera che avevi già fatto una lezione. La ringrazio a nome di tutto il mio cerchio familiare questa domanda, perché questa cosa qui è una cosa che mi ha toccato profondamente. Un'altra domanda, poi magari. Altra domanda. Non so se me ne ricordo pure. Non fatemene troppo. È venuto a fare una lezione su un Bortolotti. Che avevamo fatto un po' di anni fa. Brava. Una lezione su Bortolotti. Brava, brava. Bravo. Vedi, le alunne storiche. Io, mediamente, quando chiedo ai miei studenti, come ho spiegato la volta prima, tabula rasa. Io sono venuto parecchio tempo fa, si ricordano forse. Eravamo in Villa Badia. Ma evidentemente ho spiegato, ma io ripeto. Uno dei primissimi anni. Io ripeto. La tragedia del Gleno la conosce. Ecco. Quindi, Timo Bortolotti era di Angolo Terme, natio d'Arfo, era Camuno. Poi lui va anche a Milano e diciamo fonda il suo atelier insieme a Sironi, insieme insomma, a figure, adesso non so che livello di conoscenza, ma non è importante, pittori comunque di livello molto alto, e si sposta a Milano. Quando lui realizza prima l'opera, Il Fregio è la cosa più bella. Ci sono due opere importanti, poi ce ne sono alcune private, in casa privata, a Corvione. Ma lì ci sono le opere che sono realizzate sicuramente, che sono sicuramente correlate alle opere pubbliche, non so se mi spiego. Perché qui basta vedere il legame fra Ettore Mettica e Cesare Allegri. Perché poi c'è il figlio che prosegue il suo lavoro ed è importante anche per il vaso Allegri, cioè per la bonifica e tutti quanti gli interventi che nel Novecento si fanno per queste campagne e per riqualificare le cascine e quant'altro. E io leggo un filo rosso fra le bonifiche di tempi passati e questi nuovi personaggi che lavorano. E quando viene chiamato inizia nel 1910 la vicenda del cimitero, c'era la cosiddetta Belle Époque, non so, e quindi lui realizza un fregio, non vorrei dire edonistico, ma esiste il deposto e poi ci sono sette figure maschili caratterizzate con lo stile dell'epoca e sette figure femminili, per favore andate a vederle, perché nel gesto delle mani, nella delicatezza degli sguardi, è statico ma dinamico ed è di una raffinatezza incredibile. E in parte ci sono due angeli, in questa sorta di tempio egizio rastremato e quant'altro. Quando lo chiamano al Gleno, lui secondo, cioè, gronda di dolore, cioè lì lui fa un'operazione che è un'operazione di ripresa di un'opera che ha fatto. Ma la cosa straordinaria è che cambia il fondo e cambiano i volti, rimangono gli angeli, tra parentesi questi angeli a Corvione, a Gambara, un artista locale poi li aveva pitturati, dorati eccetera, ho chiesto implorando di non farlo, cioè nel senso, ma è un artista molto bravo, quindi se è presente adesso, ma avevo raccomandato almeno di farci una domanda se intervenire, no? Perché? Proprio perché è una cosa pubblica, anche se è privata, secondo me, cioè anche se fosse privata, ma ha un valore pubblico perché rappresenta la memoria. E lì al Gleno lui ha rappresentato, ha fotografato, perché io poi sono andato a vedere le fotografie d'epoca della tragedia e si vedono le ciminiere, non so se lei ha presente il luogo, e le corna che sono, è un profilo montuoso, no? Delle punte. E ci sono, e quelle sono, è lo sfondo che connota il paesaggio, è un luogo molto preciso, quello è lì. Quello che c'è invece a Gambara è più simbolico. E il bello cos'è? Il bello sarebbe riuscire, e io l'ho fatto nei quaderni gambaresi, ma realmente a
portarli assieme almeno per un attimo, io non so, ma è un gemellaggio veramente questo, perché nella vita di quell'artista, che è un artista molto 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 importante secondo me, e però è stato dimenticato Bortolotti. Due cose su Bortolotti: c'è un grandissimo studioso che si chiama Valerio Terraroli, penso che sia uno dei più grandi storici che abbiamo a Brescia dell'arte, ha scritto, e mi ha fatto un libro dove in una fotografia importante c'è scritto a un certo punto Angelo Righetti nel suo atelier. Peccato che quell'atelier era di Timo Bortolotti, perché lì ci sono le opere che poi ha realizzato. Non so se avete visto, se avete presente a Vienno, per andare a Vienno in Cristo, cioè lui realizza delle opere molto importanti, e lì in quella fotografia c'è il gesso di Cesare Allegri, che voi trovate non esposto, ma non so se adesso l'ha messo in municipio o è ancora sotto nei sotterranei del cimitero, che è qui a Gambara. Ecco, allora, quello che non deve succedere, perché sbagliare si può, perseverare no, però è diabolico, quello che non deve succedere è che queste cose vengano dimenticate. Chi meglio di voi può ricordare queste cose e correggere se ho commesso gli errori? Ho già detto, sono esperto di errori, quindi ditelo con gentilezza, perché ho visto che prima qualcuno mi ha tirato qualcosa, io sono sicuro che prima era una pietra qualcosa, ma fatemelo sapere e io cerco di correggere. Ma la cosa brutta è quando qualcosa viene perso per noncuranza, diciamo così. È un peccato, no? Soprattutto quando io non vi ho fatto vedere le cose più belle, non vi ho fatto vedere le decorazioni veneziane, ma voi pensate a un palazzo molto bello, raffinatissimo, è lì. Nel Settecento era lì. E quindi io dico, noi dobbiamo cercare di tenere alto il ricordo dei personaggi, perché poi ci sono quelli che vanno, c'è Cusi per esempio che va, che manda, aiuta, no? Va all'estero e manda, come dire, per vivere a chi era rimasto qua e quant'altro. C'è un pezzo di vita e di umanità che è straordinario. Allora, lui è vittima di se stesso, anche lui, no? Nel senso che nel momento in cui ci parla di queste cose crede così di passarci sopra, ma una prossima lezione sulle testimonianze di Venezia nel Bresciano potrebbe essere un tema, no? A cui dedicare, no? Bresciano è bello. Certo che è bello. Esistono anche qui stamattina. Potrei farle degli affreschi. Appunto. Ieri mattina ero nella chiesa di Porzano. Vi dico che domenica 15 Leno sarà protagonista a Teletutto. Vedete, la domenica fanno, no, in piazza con noi. Ecco. Siamo andati a registrare con Monsignor Abate davanti alla pala del Moretto. Sapete che a Brescia i bresciani non ammettono che a Leno, a Gambara, ci siano straordinarie testimonianze di grande rilievo. Sono invidiosi. Sì, sono invidiosi, sono invidiosi. E se guardate le pubblicazioni relativamente a quella pala, qualcuno di bresciani, no? Poi Camillo Boselli, che invece è una persona seria, aveva detto che era una copia. Invece Tonino Zana, che ci accompagnava e che bene o male un po' di occhio se l'ha fatto, ha detto: caspita, ma questa è una delle pale più belle del Moretto giovane. Voi capite come sia importante la maturità, ma tutti vanno a cercare come si è arrivato lì, e quindi le testimonianze della evoluzione, della crescita, siete? Ma come mai, anche lì la domanda, come mai a Porzano? Ma perché cito questo esempio? Perché è del tutto analogo a quello che è successo al Corvione. Ma perché al Corvione ci sono testimonianze così straordinarie? Perché a Porzano c'è il Moretto? È un Moretto di qualità, altro che coppia, no?
commenteremo, vedrete il commentato proprio del servizio che è stato registrato. Che è stato registrato. Ma perché lì c'era una famiglia, i Cucchi, sapete che c'è un palazzo lì per andare al cimitero, quello sulla destra uscendo dal paese, un palazzone che non finisce più, no? Potreste anche metterci gli occhi, però venire a fare un po' di rilievi anche lì. Ma io non vedo ancora. Ormai lui si è perso sul Corvione e perde d'occhio invece altre realtà, ma noi adesso lo trascineremo anche su per Villa Porzano. Ma poi l'altra cosa, andate a vedere quella pala là e guardatela con questi occhi. Ma perché lì c'è San Martino, intanto c'è la Madonna, il trono con sotto i piedi una falce di luna. Ma perché la falce di luna? No? E allora c'è tutto il discorso del racconto dell'Apocalisse. Ci sono dentro delle questioni, no? Che i nostri percorsi di teologia, la scienza che studia Dio, chi la frequenta, recupera tutta una serie di elementi che consentono dopo di capire anche queste testimonianze. Ma poi ci sono due personaggi lì inginocchiati. C'è San Martino, e che prendiamo subito perché lì è la chiesa di San Martino, ma come mai Santa Caterina? E poi Santa Caterina da Siena, e Santa Caterina, quale è Santa Caterina? Però c'è una ruota. E allora che ruota è quella lì? Sembra una ruota uncinata, sembra la ruota del martirio, ma una Santa Carina martire, bisognerebbe andare a cercarla, e come mai eventualmente rappresentata proprio via Porzano. Poi scopriamo che quel Cucchi che ha tirato fuori i soldi per realizzare la pala era titolare dei diritti di molitura, il mulino, no? E siccome Santa Caterina è la patrona dei mugnai, allora capite che il quadro si... Vedete come tante cose saltano fuori? E allora, visto che mi sono preso la parola senza alzare la mano, gli dico però che tutto il discorso che ha fatto è straordinariamente affascinante. Però devo dire da storico che tutte le letture sono azzeccate, ma rimangono lì in sospeso. Hanno bisogno di una ricostruzione storica per capire come mai quel terzo della generazione in qualche misura è stato gabbato dal fe. Devo essere sincero che c'è... Può apparire gabbato, ma chi ci dice invece che non... Che non sia un benefattore in fe. Quello era talmente indebitato che quello è venuto in soccorso, l'ha liberato dai debiti. Guarda che io vengo a fare il benefattore mica per niente. Dipende dai punti di vista. No, non dipende dai punti di vista. Bisogna andare a tirar fuori i documenti e capire se quella dinamica è un approfittare della situazione o è invece... risolvere il problema di una famiglia che ha fatto fortuna, ma poi ci sono stati i nipoti, i pronipoti che siano, che invece l'ha fatta andare in malora. Sì. E questo viene invece in soccorso oppure viene a risolvere i problemi.